L'isola della Certosa è la più grande delle isole minori della laguna di Venezia. Anticamente ospitava un monastero certosino con un'importante basilica e opere d'arte di Tintoretto e di Tiepolo ed attività agricole con cui vivevano i monaci. Dal 1800 dell'occupazione napoleonica è stata dedicata all'attività militare. Dal 1962 è completamente abbandonata ed è stato oggetto di un progetto di recupero ambientale e socio-economico da parte dell'amministrazione comunale a partire dagli anni 90. Grazie a cofinanziamenti comunitari il Comune di Venezia ha avviato questo recupero nel 96 e ora ha in qualche modo passato le consegne ad un partner privato per continuare l'obiettivo pubblico del parco urbano, ma nel frattempo anche dare sbocco a nuove potenzialità turistiche e produttive della Laguna di Venezia. Noi Bisol abbiamo messo anche la nostra parte, il nostro lavoro. Il nostro lavoro è principalmente l'agricoltura, ma vogliamo sempre che questa agricoltura venga valorizzata, messa in evidenza anche dal turismo, dall'ospitalità. Ecco perché insieme all'agricoltura cerchiamo sempre di introdurre la ristorazione e anche l'ospitalità con le camere, perché far vivere un'esperienza agricola a tutto tondo è sicuramente un modo importante per trasferire i valori di un'agricoltura di un territorio. Siamo al Certosa Hotel, è inserito nel progetto di recupero dell'isola della Certosa. Siamo vicini al polo nautico e quindi anche tutte le stanze hanno un richiamo quasi alla nautica. Però sono state impreziosite da dei piccoli camei di artisti minori voluti dalla baronessa di Domizio Durini per un progetto legato al silenzio dell'isola. Allora, qui al ristorante di Certosino proponiamo una cucina molto semplice, legata ai prodotti stagionali, con pochi elementi nel piatto, 2-3 non di più, per valorizzare al meglio la materia prima, e comunque è una cucina del cuore che vuole trasferire l'amore che abbiamo nel preparare un piatto e cercare di far star bene le persone che vengono a trovarci. Qui in questo momento cuciniamo pesce, per cui andando alla ricerca anche di ricette vecchie, semplici, come può essere un brodetto che non è fatto con tanti pesci come in altre parti d'Italia, ma con un solo pesce, quindi il brodo rimane molto chiaro, per esempio, e quindi secondo il pesce della stagione si fa questa zuppa.